e le chiedo di chiarire quindi quali fossero i reali dissidi su cui lei non ha ravvisato il dialogo, quindi quali sono i problemi politici che lei ha ravvisato nella gestione delle tematiche ambientali da parte dell'assessore Freda. Io, consigliere Favia, io sono una persona seria e umana. Non riferirò il merito dei colloqui in relazione all'assessore Freda. Io qui ho una lettera che l'assessore Freda ha mandato alla provincia di Modena in merito alla modifica dell'AIA dell'inceneritore di via Cavazza per dare la possibilità, l'agibilità come classificazione R1, quindi come famoso recupero energetico dai rifiuti, e per prendere i relativi incentivi pubblici. Io ho visto per la prima volta un assessore andare a contrastare degli interessi molto grossi. Possiamo definire ERA una delle più grandi società di questa regione, no? Al bilancio maggiore del comune di Bologna, e ormai quasi controlla più ERA la politica di quanto i sindaci siano in grado di controllare ERA. C'è una simmetria informativa incredibile. Famoso mostro quotato in borsa, sfuggito dal controllo dei piccoli sindaci. Qui abbiamo un assessore regionale che per la prima volta fa due cose importanti. Primo, si mette contro questi colossi, andandogli a intralciare un business. In secondo luogo, spezza una catena. Il fatto che ci si aiuti molto, essendo principalmente della stessa forza politica, tra comuni, provincia e regione. Sabrina Freda non gestisce le cose in questa maniera. Da pubblico amministratore, con posta certificata, invia una lettera alla provincia di Modena, come aveva già fatto a Ferrara, e fa dei rilievi tecnici sul coefficiente energetico che doveva essere utilizzato per poter essere classificati R1, sui piani sovraprovinciali che dovevano essere attesi. Quello che le chiedo, Presidente, è se lei ha chiesto all'assessore, quando dalla provincia di Modena il Presidente Sabatini è venuto da lei disperato per questo assessore che stava aggredendo le competenze della provincia, svolgendo in realtà il suo lavoro, le chiedo se lei ha chiesto all'assessore Freda di cancellare questa lettera dicendo alla provincia che si era sbagliata, che l'aveva inviata per sbaglio. Le chiedo se poi lei ha chiesto espressamente di dimenticare a un suo assessore questi rilievi tecnici nati in seno all'assessorato, e le chiedo di chiarire quindi quali fossero i reali dissidi su cui lei non ha ravvisato il dialogo nella gestione delle tematiche ambientali da parte dell'assessore Freda. Ci sono delle verità semplici, che sono verità trasparenti. E la verità qual è? Ho registrato, non in una settimana, non in un mese, ma in questo percorso, una difficoltà nel metodo di lavoro e nelle diverse relazioni istituzionali e con la società regionale da parte dell'assessore Freda. Non è un atto, non è una lettera, non è... Dopo un percorso ho dovuto prendere atto che si è spezzato un filo, con grande dolore, costretto ma nell'interesse di questa amministrazione.